Corso Meridionale, ancora una volta disagi, uno stato di abbandono totale, collettivo, fra cantieri, abusivismo dilagante, rifiuti non raccolti, le urla, la rabbia dei cittadini residenti, ma soprattutto anche dei commercianti che si sentono abbandonati. Seguite il servizio. In questa zona non esiste la parola sicurezza, siamo attorniati da marocchini, egiziani, magrebini, elementi di ogni genere che vengono qua perché sanno che non sono perseguiti da nessuno, né dalla polizia né dai carabinieri, cioè vengono i vigili, li fanno scappare, ma il giorno dopo si ritorna con la stessa storia, sempre lo stesso squallore. Come potete vedere non è una casualità. Stracci raccolti dai contenitori appunto della raccolta degli indumenti non venduti vengono poi riabbandonati qui in un luogo improprio e in maniera veramente vandalica. Guardi, io sto da 60 anni su questo negozio e vi so dire che ogni anno che passa peggiora sempre, sia come viabilità, sia come i marciapiedi occupati da zingari che vendono roba sporca, è diventato proprio il ghetto, diciamo così. Una serie di mercatini, come vedete, chiamarli mercatini è veramente offensivo per l'attività mercatale. Si tratta di rifiuti raccolti e poi, come abbiamo già mostrato, abbandonato di conseguenza nei bidoni, ma non quella dei raccolti, degli indumenti, in maniera impropria. Spesso questi mercatini sono anche causa di risse fra contendenti, si contendono clienti, si contendono questa fetta di stranissimo mercato. L'assenza più roboante, più consistente, più rumorosa è quella delle istituzioni che mancano. Ognuno riesce, può fare quello che vuole, come vuole, quando vuole e soprattutto dove vuole. Corso Meridionale è vittima costante, quotidiana, noi abbiamo costantemente chiamate, segnalazioni da parte di cittadini e residenti di questo sconcio, dove la gente, come potete vedere, è costretta a camminare sulla sede stradale perché il marciapiede è letteralmente occupato da straccivendoli e probabilmente si presta molto dire straccivendoli a chi vuole speculare su questa cosa, ma si tratta di questo, noi non possiamo descriverli in maniera diversa perché si tratta effettivamente di stracci raccolti nei contenitori dei rifiuti, quando non venduti vengono, come abbiamo dimostrato, riabbandonati, probabilmente poi riciclati da altri, non so come definire, abusivi, mercatali, non riesco a trovare veramente un termine proprio, ma vengono comunque raccolti probabilmente da altri per tentare di nuovo la vendita. Intanto sono stati la notte intera vicino, accantonati vicino ai bidoni di rifiuti. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano e Massimo Pacilio.